Wrestling. Ciao a tutti, Squale e Pesciolini, sono Mami Didi di Italian Sharks e vi do il benvenuto questo sabato in questo nuovo episodio di A-Monster. Questo è un gioco meraviglioso. Tanti di voi sono venuti e sono entrati in questo server con me. Vi ricordo che sono sul server Psyduck numero 23. Scusate, ho fatto casino con il microfono. E il mio nick è Mamid, quindi vi invito ad entrare nel server, ad aggiungermi, perché io vi sto facendo bordello, perché io vi accetto e vi metto tra gli amici. Arrivati al livello 30, creeremo la gilda. Altra informazione, piccola informazione di servizio. No, ve ne devo dare altre due. Uno, se volete giocare e stare con noi, abbiamo creato un gruppo Telegram. Molti di voi già sono entrati. E ragazzi, non ho cioè, io so cosa sta uscendo, al di là dello spam, ma c'è veramente la scemitudine a livelli non bassi, di più. Cioè, veramente cose bruttissime. C'è un certo Jackton che mette cose bruttissime. Madonna mia, mamma mia, mamma mia. Comunque, a parte gli scherzi, è molto divertente. E insomma, ci possiamo parlare la sera, ci possiamo parlare anche durante la giornata, tra un video e un altro. Potete scriverci le vostre proposte. Poi ogni tanto arriva Siete Spacciati che fa i suoi discorsi su Overwatch. Insomma, c'è un po' di divertimento, c'è un po' di caciara. Altra cosa importantissima: settimana prossima non vi aspettate la solita programmazione, perché è Natale. E a Natale vi ho preparato il regalo di Natale. Il mio regalo di Natale quest'anno, ragazzi, sarà una serie che io ho già editato i video. Non lo so, ragazzi, il video che ho editato io, che ci ho messo un'ora e mezza solo per editarlo, me lo sono rivisto tre volte. Quindi, secondo me, scoppierete da ridere. Quindi, perdonatemi se non ci sarà la solita programmazione, ma è per una veramente una buona causa. Detto questo, in questo episodio io mi sono armato fino ai denti di Pokéball. Vi faccio vedere quante ce n'ho. C'ho 50 Pokéball, 51 Megaball e 52 Ultraball. E c'ho ben 9 incensi, 9 per 10 Pokémon l'uno. Posso catturare 90 Pokémon, ragazzi. Voglio catturare Entei. Quindi oggi sono anche le 20:46, è un sabato sera, non sono uscito per registrarvi questo video. Apprezzate le spolliciate immediatamente, ragazzi, perché mi hanno detto che per catturare Entei bisogna utilizzare gli incensi dopo le 20. E io sto a fa' sta roba, se non catturo Entei e mi finiscono gli incensi e mi finiscono le Pokéball, giuro che ammazzo qualcuno. Comunque vi vorrei far notare che ho 1.300.000 soldi, giusto qualcosina, ma giusto un piccolino qualcosina. Ah, vi voglio far vedere anche un'altra cosa, molto molto veloce, poi inizio a catturare Entei. Ho trovato sti Pokémon qua. Mamma mia, quanto sono belli! Questo è Hitmonchan, bellissimo, è uno dei Pokémon più belli che mi piacciono, ragazzi. Poi questo è un Pokémon un po' di merda, è lo scarabeo, quello che trasporta la merda, però è carino, dai. Questo è forte, soprattutto quando lo faremo evolvere. Poi ora è puccioso, mamma mia. Ragazzi, questo è un Pokémon psichico, mamma mia le batoste che tira. Questo si evolve in Xatu e diventa veramente una roba pazzesca. Ho trovato, questo è l'ultimo che ho trovato pochissimi giorni fa, no, pochissimi, oggi, quando ho aperto l'applicazione, ho aperto i Pokémon, cioè la capsula, e ho trovato sto Pokémon qui, carino, niente di che. E guardate, per tutte le ragazze, non so se ci sono ragazze che seguono, però se ci sono, guardate il Pokémon cuore, oh mio Dio, solo per questo lo allenerei, anche se è un D di merda, però è un Pokémon cuore, dai, per carità. Detto questo, mi preparo la squadra per andare alla cattura di Entei. Allora, non voglio gente che mi avveleni, voglio gente che mi paralizza. Tu potresti essere abbastanza resistente, tu anche. Tu mi sembri abbastanza inutile in questa fase. Vediamo che cosa... Sì, sei decisamente inutile. Mi dispiace, caro, ma ti mando a casa. Quindi, store in PC. Pikachu mi paralizza. Charmeleon, tu mi porti sfiga. Quindi fuori dai coglioni, fuori dai maroni. Chi posso usare tra queste persone? Chi posso usare? Ok, Vileplume è un candidato interessante, quindi porteremo anche Vileplume con noi. Benissimo, vediamo Victreebel. Che cosa ci dice? Una Weeping Bell, scusate, Victreebel, la terza evoluzione. Questo c'ha Poison Powder e Sleep Powder. Lo Sleep mi interessa, per cui anche tu vieni con noi. Put
in bag. Ok ragazzi, quindi prima di tutto utilizzeremo questo che c'ha lo stun. Poi abbiamo il nostro Pikachu che c'ha lo stun. Se gli dobbiamo fare un po' di danno, ci abbiamo il nostro Pinsir, poi c'è il nostro Snorlax che dovrebbe essere un po' resistente, e poi questi due qua che hanno Sleep e Stun. Detto questo, non so perché, a sensazione voglio andare in questa zona qui a catturarlo. Vediamo che cosa mi viene fuori e speriamo bene, incrociamo le dita. Mo' magari pam ed esce Entei, ragazzi, sarebbe l'epic video. No, esce un Meo che mi serve per la quest, quindi lo catturo. Ok, allora per completare questo scenario io ho bisogno di catturare solo un Meo e un Bellsprout. Ovviamente quel Meo non sono riuscito a catturarlo. E Entei, attenzione signori, Entei in teoria esce durante tutta la giornata. Non so perché voi mi abbiate consigliato di farlo alle 20, ma io ci provo, cioè vi ascolto. Allora in pratica ho 98 SP, quindi utilizzo uno di questi incensi. Per utilizzare un incenso mi consuma 10 SP, quindi come se stessi trovando 10 Pokémon in maniera fast. Vediamo che cosa mi viene fuori. Ecco, merda. Ma se io faccio tipo così, che cosa succede? Ah, ok, me lo fa incontrare, giustamente. Però non mi serviva, ok. Allora, abbiamo un incenso di tipo blu. Vediamo che cosa mi dà. Ti prego, un cazzo di niente. Incenso di tipo viola, ti prego, se non me lo dai tu in te, chi me lo deve dare? Ma va a cagare, ma fai schifo, gioco di merda schifoso. Ragazzi, per andare avanti sono costretto ad aspettare, cioè domani daranno attendere Pokémon. Sì, ma che me ne frega, che cosa me ne faccio? Posso comprare degli altri incensi? Sì, posso comprare altri incensi. Ok, non so se sto per fare una pazzia. 5 incensi di tipo viola. Se non mi dai quel cazzo di Entei, ti giuro che ti ammazzo la mamma. Ok, vediamo un po' che cosa esce. Vediamo un po' che cosa esce da sta roba qua. Niente. Madonna. Niente, mi stanno per finire di nuovo gli SP. Ma porca di quella miseria là. Ragazzi, sto No. Cavolo, mi hai speso, cioè, ma quanto sto shoppando, oh mio Dio. Meno male che ce ne ho un po'. Ti prego, mi devi far trovare in te, ti prego. Cioè, se non lo trovo così con gli incensi, quando mai lo troverò? Cioè, non lo troverò mai. E vabbè, continuo a non trovare una beneamata ceppa. Ragazzi, non credo che sta roba del viola sia legata ai Pokémon, alla rarità, cioè, a questo grado qui. Penso che sia dovuto al tipo di Pokémon. Cioè, a questo punto è meglio andare tanti di questi qui gialli, perché questi di qui gialli ormai ci sono, ne compro altri 3 prima di aspettare domani. Questi di qui gialli, cioè, mi costano di meno. Ok che non mi fanno trovare il Pokémon più raro, perché la rarità non è dovuta ad A, B, C, D, S e cazzi vari, ma è dovuta al fatto No, non c'entra una bene. No, ragazzi, sto inventando. Ragazzi, sto dicendo stronzate. Entei intanto non esce. Però comunque mi escono tanti Pokémon di grado B. Niente. Niente, non voglio uscire. Niente. Ma scusate, ci sono Pokémon di grado A in questa zona? No! Cioè, o niente o grado S. Ma quanto dovrò farmare per trovare sto Entei? Quanto dovrò farmare? Oh mio Dio. Cioè, ho consumato quasi 1600 cristalli, 1500 cristalli, e devo aspettare a domani. Boh. Diario del cacciatore. Giorno di caccia numero 2. È il secondo giorno che siamo sulle tracce di Entei, ma ancora nessuna traccia. Il Pokémon sembra essere scomparso nell'erba alta e risulta di difficile reperimento. Oltre 200 Pokémon sono stati incontrati, ma nessuna traccia di Entei. E continuiamo a cercare, anche se la nostra speranza sta diminuendo. Ok ragazzi, allora vi do un attimo la spiegazione di come stanno andando le cose. Questo video l'ho iniziato a registrare il 10 dicembre e ora sto registrando il 18 dicembre, ma uscirà, oggi dovrebbe essere, il 1 gennaio del 2017. E c'è un po' di casino alle spalle di questo video perché ho dovuto fare un po' di roba. Infatti ora vedete che c'ho Scizor, mentre quando ho iniziato a registrare questo video non ce l'avevo, perché nel frattempo ho registrato e ho fatto uscire altri due video. Cioè ragazzi, è un po' un bordello. Però fatto sta che io vi mostrerò
Al di là di quanto possa essere stato incasinato per me, vi mostrerò come cavolo si cattura Entei. Spero di non epic failare. Comunque, ho uno Scizor di livello 22. Perché? Perché Scizor ha la mossa False Swipe, che impara a livello 16, ragazzi. La mossa False Swipe praticamente lascia qualsiasi Pokémon a HP 1. Altra cosa, ho bisogno di parecchi incensi. In pratica al momento ho 22 incensi gialli e 12 blu. Quindi 22 gialli ne ho comprati 12 in questo momento, gli altri ce li avevo, un po' li ho vinti, eccetera eccetera. Io mi metto in questa parte della mappa, nell'erba, vedete sono nella route 8. Ok, sono nella route 8. In questa parte della mappa, come potete notare, come entrate, andate su, vi mettete più o meno qua. Io mi metto più o meno qui e inizio ad usare i miei incensi. Allora, visto che ho 12 di questi, farò tipo alternato, 6, anzi farò 11, 6, 11 e 6. Ma è giusto una cosa così, perché in teoria non dovrebbe aver senso. In ogni caso, cominciamo. La prima cosa che farò è utilizzare appunto questo qui per abbassarlo ad HP 1. Dopodiché ho due Pokémon molto resistenti che sono Marowak e Snorlax. E ho tre Pokémon che possono paralizzarlo e sono Bellossom, Pikachu e Vileplume. Quindi anche diverse tipologie di paralisi, ragazzi, se mi scappa ora, cioè io comincio. Spero di trovarlo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, 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 la mia reazione è un po' spropositata, ma porca puttana, l'ho trovato. E dopo 11 incensi gialli, ho usato gli 11 incensi gialli e poi ho usato i 5 blu. Ho dovuto ricaricare due volte gli SP ed eccolo qui, ragazzi. Eccolo qui. Vieni da me, caro. Vieni da me. Ti faccio un culo così, madonna, quanto mi hai fatto penare. Quindi 11 più 5, circa 16 incensi. È una cosa abbastanza normale. Ma porca miseria, paletta. E che caspita. Allora, false swipe. Non me lo shotterai, mica? Ehi. Se ciao, buonanotte. Allora, un attimo, che qua mandiamo tutto a puttane. Status heal. Status heal. Awakening, io avrei bisogno di un total heal. Un full heal, ecco qua, usalo sul Scizor. Grazie. Ma cosa? No vabbè ragazzi, gli epic fail che faccio, cioè, sono pazzeschi. E mi ha massacrato il Pokémon. Allora, un attimo, io devo HPPP heal. C'ho l'Ether, Fresh Water, c'ho un Rivitalizzante. Non c'ho un cazzo, non c'ho. Ma come? Full heal, Ice heal, non c'è un Revitalizzante, ragazzi. Sono fottuto. Cioè, sono fottuto la mia... tutto quello che avevo escogitato. Allora, iniziamo a paralizzarlo. Innanzitutto. Oh, e tu ti togli fuori dai maroni. Poi, il mio Pokémon di livello 22, quindi mi sa che vi conviene aumentare un po' la forza di quel Pokémon, ragazzi. Cioè, di livello 22 è troppo basso. Continuo a togliergli un po' di vita. Sono in un momento troppo troppo critico, ragazzi. Allora, c'ho Entei paralizzato con 42 di vita. Allora, se gli do un altro colpo di assorbimento con Bellossom, rischio di massacrarlo. Potrei utilizzare Pikachu, che c'ha la mossa Quick Attack che gli toglie 40. Però non sono proprio proprio sicuro, insomma, che lo lasci in vita. Oppure potrei usare Snorlax, che ha una mossa Tackle di grado 50. Allora, tenendo conto che Pikachu è potenziato, Snorlax no, e Snorlax è pure di un livello più basso, Snorlax dovrebbe avere pure un po' di attacco in meno. Ragazzi, provoco Snorlax. Oh mio Dio, no ragazzi, no, vi giuro tiro i peggio bestemmioni del mondo. Li tiro forte. Ma vaffanculo, porca zozza lurida schifosa di una vacca boia inculato. No, ragazzi. No, 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 no. Che defeat. Ma cosa defeated? Ma cosa? Chi se ne frega? Ma no.
Rieccomi ragazzi, probabilmente vi state vedendo in questo video 10.000 volte che cambio vestiti, cambio pettinatura con senza occhiali, perché sto registrando il video a distanza di 3-4 giorni da una registrazione all'altra, quindi ogni spezzone, tra uno spezzone e l'altro sono passati qualche giorno. Oggi ho ricomprato gli incensi, vi faccio vedere quanti ne ho. Ne ho 22 gialli e 16 blu. Sono nello stesso posto della Route 8. Questa volta ho il nostro Scizor a livello 27. Mi sono attrezzato con 3 Pokémon, Bellossom, Pikachu e Vileplume, che possono stunnare. È un Pokémon che può addormentare, perché all'inizio lo voglio addormentare, dopodiché gli tolgo un po' di vita con Bellossom e poi spero di riaddormentarlo. Anzi, prima mettiamo questo, che lo addormentiamo un attimino, cioè gli togliamo un po' di vita, poi lo addormentiamo e poi qua, mentre addormentato, usiamo Scizor per portarlo ad un HP. Ragazzi, se faila anche questo tentativo, purtroppo io vi farò uscire il video lo stesso. Vi dico solo di continuare a provarlo in questo modo qui e lo ricatturerò in un altro momento, altrimenti rischiamo di non far uscire niente, al posto che è anche un video a metà. Detto questo, cominciamo con gli incensi. Agirò come la volta scorsa, ragazzi. 11 gialli, 8 blu, 11 gialli, 8 blu. Tanto mi finiscono prima gli SP. Incredibile, amici! Incredibile! 2 incensi gialli, ho usato 2, madonna. Allora, calma, addirittura potremmo farlo 2 volte a sto giro. Allora, mio caro Entei, ti faccio un culo così se non entri nella Pokéball. Allora, andiamo a sfidare Entei per la seconda volta. Ah, ci tengo a precisare, se trovate Entei e lo uccidete, non succede niente perché lo potete ritrovare, cioè, tranquilli ragazzi. Allora, assorbimento non dovrebbe ucciderti. Non penso che Bellossom è diventato così forte. No, eh? Ok, gli abbiamo tolto 34. Quindi un altro paio di assorbimenti ci stanno. Tranquilli proprio. Lui intanto mi fa due ciolette, insomma. Mi ha tolto di nuovo un 31. Siamo perfetti così, andiamo avanti. Ok, vai, tranquillo, mi ha bruciato. Chi se ne frega. Senti, un altro giro di assorbimento glielo possiamo fare. Absorb. Vai tranquillo. Assorbi. Ok, entriamo nella fase critica, ragazzi. Addormentiamo sto imbecille. Però vale la pena che lo addormentiamo. Andiamo direttamente con Scizor. No ragazzi, non ha senso che lo addormentiamo, perché cioè, c'ha già quel cazzo, cioè non c'ha un cazzo di HP. Ok. Attenzione, false swipe. Ragazzi, non mi... è abbastanza veloce da fargli false swipe, perché se mi tira un altro colpo muore. Vai, false swipe. Porca di quella troia, zozza, lurida bastarda. Madonna, quanto è bastardo sto Pokémon di merda. Lo sapevo che dovevo usare... Va bene. No, che cancel. Ah, madonna mia, che i peggio errori. Stunnalo. Sono un coglione, avevo detto che lo dovevo addormentare. Perché non l'ho addormentato? Perché? Vedi quello che poteva succedere. Comunque, con 16 HP dovremmo farcela, ragazzi. Porca di quella paletta. Inoltre, non c'è un restore qualche cosa? Dannazione. Proviamo questi qua, l'acquetta. Dove sta? No. Bag... HP IL. Oh, proviamo uno di questi. Vediamo se me lo usi. Battiette no effect. Vabbè. No, non mi ammazzare questo qua. Porca di quella paletta. Ora dobbiamo andare in resistenza al massimo, ragazzi. Inizio ad usare il Pokéball a go go sperando di catturarlo. Non ci posso credere, ragazzi, questo bastardo figlio di una puttana zarurida mi ha ucciso 4 Pokémon. Ad un certo punto ho iniziato a finire le mosse e non me li riuscivo più ad uccidere. Non so se vi rendete conto. Oh mio Dio, ho catturato Entei, ragazzi. Ce l'ho fatta, mio Dio, questo è il più bel 2000 anno di sempre. Questo è il più bel 2016 di sempre. Grande Jigglypuff, mi hai fatto catturare. Oddio, non ci posso credere. Che cazzo sei, prima di quei Pokémon di... Oh. No, però, no, dai, non ci posso credere. Succede. Oh. Eccolo! No, vabbè, ragazzi. Cioè, io vi dico quello che ho usato, così
vi potete un po' attrezzare voi per la prossima volta. Sappiate che se lo portate ad un HP sarà più facile ucciderlo. Cioè non ucciderlo, catturarlo. Io ho usato, allora, cioè porca di quella zozza ladra maledetta. Allora, di Pokéball ne avevo usate 4 o 5. Ho usato 20 Great Ball, che non è un grosso problema, 20 per 3.000, 60.000 soldi, ma chi cazzo se ne frega, quasi 2 milioni. E ho usato un 12 Ultra Ball, che saranno 12, no, quant'è che costano queste merde qua? Una Ultra Ball 20 per 12, 200 cristalli. Non me ne fotte un cazzo, con tutti i 3.000 cristalli che ho speso fino a mo' per catturarlo, va benissimo. E poi ho utilizzato questi, degli oggetti che se non erro non si possono. Ah no, il Soda Pop, si, minchia, 10.000 ne ho usati, no, non ne ho usati proprio. Però di questi ne ho usati 4 o 5. Questi mi conviene comprarli, ragazzi, perché è un bastardo. E ho usato anche un paio di Burn Ear, anche questi vi conviene comprarli perché vi può bruciare ed è un pezzo di merda di quelli infiniti. Io ho catturato intera, non ci posso credere. No, ve lo devo far vedere in gioco. Cioè, veramente non ci posso credere. Non è possibile. Cioè, ho catturato veramente intera. Innanzitutto, perché sono maxati? Non mi sono morti. Allora, Putin Bag, tu, Storm PC, vieni qua. Vieni qua, bello di mamma, bello, madonna, che bello, bellissimo. Vieni qua, follow, Entei mi follow, ciao Entei. No, Pokémon di merda, datemene a cagare. Mo ci pensi, mi esce un Entei. Il Pokémon mi follow, Entei mi follow. Ma io ti amo, finalmente ti ho catturato, maledetto, mi hai fatto penare. Che cos'è quel Pokémon? Mi hai fatto penare l'ira di Dio. Ora voglio provare ad usarlo per shottare qualche cazzo di Pokémon. Cioè, una volta, porca miseria, sono trovato sempre conto, voglio massacrare qualcuno. Cioè, ragazzi, guardate. Ah, a parte che mi ha cambiato mosse. No, Bite sarebbe il morso. Gli ho consumato tutti gli Ember. Gli ho consumato tutti gli Ember, cioè 25 Ember mi ha sparato addosso. Questi ce li avevo ancora, ma cercava di abbassarmi la difesa prima di usarli, sto bastardo. Ora vedi di spaccare i culi, no che rompevi i coglioni solo a me. Vedi di spaccarglieli e usa pure un Bite, ma sì, mozzicalo quel gatto di merda. Ma dove in te? Ho catturato in te. Posso? Oh, quanto sei bello! Ma io ti amo. Porca miseria, mi prendo pure la ricompensa. Ma questa è la più bella ricompensa che ci... Ma sì! Questa è proprio bella come ricompensa. Ma quanto ci godo di questa ricompensa. Non ci posso credere. Ebbene, ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo video. Lasciate un like, commentate e condividete il video. Soprattutto condividete, perché cioè, vi giuro, ragazzi, ce l'ho fatta. Condividete questo video, vi faccio i miei migliori auguri di Capodanno, quindi oggi dovrebbe essere il primo dicembre, vediamo quando è che uscirà, sì, vabbè, il primo gennaio, quindi tanti auguri per un inizio di un buon anno strepitoso con Entei alle calcagna, sarà sicuramente strepitoso. Ci vediamo nella prossima settimana con nuovi video, riprenderemo con la solita programmazione, quindi VGF, ARC e Hey Monster, quindi tenetevi pronti e ci vediamo la settimana prossima. Hashtag buon anno, ragazzi, semplicemente hashtag buon anno oppure hashtag ho preso Entei, quello che volete. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.